sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3098A, delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Chiedo al relatore Carbone di illustrare all'Assemblea gli esiti del Comitato dei Nove che si è appena svolto. Prego, onorevole Carbone. Allora, Presidente, al 9.378 Nuti. Scusi, mi ero distratta con la collega Mannino, non stavo seguendo. 9.378 Nuti. Allora, siamo Un a attimo, parte. le do anche la pagina. Siamo a pagina 251, mi dicono gli uffici, vediamo se è vero. Sì, 251, 9.377 e 9.378, di questi parliamo? 9.378. Ok. È un parere favorevole, leggo la riformulazione però. Sì. Al comma 1 aggiungere infine la seguente lettera P. Sì. Previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo o di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei Conti. Ok, questa riformulazione è stata accettata dai proponenti, per quello che lei sappia, sì. E l'altro invece Poi all'articolo 9.3. 13, Scusi, finiamo questo punto così, al 9.377 tutti gli altri invece. sono pareri contrari. Ok, quindi questo diventa. Sì. Adesso torniamo a quelli accantonati al 9 prima, pagina Sono tutti pareri 124. contrari, Presidente. Sono Tutti tutti? pareri contrari. Perfetto. Grazie. Adesso dobbiamo ritornare ai relatori di minoranza, allora. Beh, lei ha esaurito il suo compito, diciamo così. Finiamo, scusate, Finiamo il no. Comitato dei Nove? Come? Finiamo anche gli altri articoli? No, facciamo articolo per articolo, forse è più ordinato. Come Diciamo preferisco. sul 9 di quelli accantonati, riassumo per chi dovesse essere arrivato ora, c'è una riformulazione sul 9.378 ed è contrario su tutti gli altri accantonati all'articolo 9. Questo è il parere del relatore di maggioranza. Ora passiamo ai relatori di minoranza, perché avevamo accantonato molti emendamenti. Io ve li leggo. Partendo da quelli a pagina 154, Brunetta 9.26 a pagina 124. Pagina 124, noi avevamo accantonato.